Ieri pomeriggio, passando per Nove, mi sono fermato a salutare il mio amico Claudio Lanciarini, che della ditta Terramica, che è una ditta che produce accessori per bagno. E per mia grande sorpresa ho visto che questo è diventato ormai un covo di artisti, che adesso stamattina voglio proprio visitare. Vediamo cosa stanno facendo stamattina. Ma qua ancora non vedo nessuno. Ah, c'è qualcuno? Ci sono io. Rosanna, carissima, come stai? Bene, allora hai visto? Rosanna è quella che aiuta gli artisti a districarsi tra le attrezzature, tra gli utensili, che gli insegna come usare la penna a spruzzo, la pistola a spruzzo, che gli insegna come fare il collaggio. È proprio la persona che bisognava avere in questo covo di artisti. Grazie Rosanna. Prego, prego. Ecco Claudio Lanciarini finalmente. Ciao Claudio, come stai? Riprende io? Sì, sì, riprende, questo qua sta riprendendo. Come vi dicevo prima, Claudio Lanciarini ha trasformato per questa occasione la sua fabbrica in un covo di artisti che, se gentilmente Geraldine mi accompagna, andiamo a conoscere. Il primo, eccolo qua, il primo artista, Roberto Renzi, no, beh, che c'ha una buongiorno, cosa in mano buongiorno. Cos'è Roberto? È un sasso della Morgan. È un sasso della Morgan. E poi vediamo anche le tue cose o qualcosa di quello che stai preparando. Sono di là e poi arrivo. Va grazie, bene, ci vediamo dopo. Qui è ancora tutto sotto sopra perché stanno preparando per l'esposizione. Allora entro di qua. Se si può, sì, si può passare. Ok. Vediamo se trovo Geraldine. Geraldine, eccola qui. Allora, finalmente ho trovato Geraldine che questa mattina mi farà da Virgilio. Cicerone. Da Cicerone in questo, ripeto, covo di artisti. Qui siamo sistemando la vetrina perché aveva troppa polvere, era un po' da, al minimo, da sistemare. Qui è l'ufficio del boss. L'ufficio del boss, Claudio. Qui la porta aperta rimane sempre aperta, ho visto. Qui vedi, stavo iniziando a fare un po' di risultati. Allora, la scena di prima purtroppo non l'ho ripresa, sì che riprendiamo ora. Puoi ripetere per favore? Morgan, una bellissima ragazza che abbiamo assunto per lavorare per pulire di stampi, perché la bellezza fa sempre bene. Ah, per pulire le stampi. Questa è la parte artistica, diciamo. Questa qui è l'umiltà dell'artista che comincia con il pulire gli stampi. No, vabbè, lei è l'artista che farà qui. Ma Morgan, per favore, puoi anche guardare e magari salutare con la mano. Ciao. E questi sono i primi stampi che abbiamo realizzato, sì. Che lei ha realizzato, è andata a recuperare degli elementi del territorio, da un sasso del Brenta a un pezzo di legno che è stato lavorato anche quello dall'acqua del fiume, e ha realizzato gli stampi. Ieri abbiamo fatto il collaggio e stamattina abbiamo aperto e non c'era la sorpresa. Per fortuna. Allora, questi sono gli stampi che Morgan ha preparato, gli stampi dei sassi che ha preparato appunto per la mostra, che si terrà, ripeto, sempre qui da Claudio Lanciarini, presso Terramica a Nove, Vicenza, fino al 30 di settembre. Sono gli altri stampi che stiamo aspettando che si asciughino. Tutti sanno che prima di colare la ceramica devono essere secchi perché altrimenti non si staccano. Quindi sono qua da 2-3 giorni e aspettiamo. Sole e aria. Sole e aria, sì. Col colognato Geraldino. È, lui è, diciamo, l'artista.
l'artista più promettente del territorio. Beh, io parto dal fatto, cioè parto, un piccolo dettaglio, sono rimpatriato qui da 2 mesi, dopo 4 anni che ero all'estero. Ho vissuto a Parigi e a Bruxelles, però ho continuato la mia ricerca, cioè la mia ricerca si è sempre basata molto con Nove, quindi andavo e venivo molto dal paese per quanto riguarda la produzione. Mi occupo di ceramica contemporanea, intesa non più tanto come uso funzionale della ceramica, ma più verso un approccio più nell'arte contemporanea, di questo materiale.